Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale, e questo è il quarto appuntamento con la rubrica estiva dedicata al modellismo. Abbiamo visto negli scorsi video come creare una griglia generica con delle mattonelle. Ovviamente però quello non è l'unico modo per creare una griglia di battaglia e le mattonelle non sono l'unico tipo di pavimentazione. Come ho detto, io voglio sempre tenere questo genere di cose il più generiche possibile in modo che possano essere riutilizzate in ogni contesto. Però effettivamente ci sono delle volte in cui avere caselle di tipo diverso con una texture diversa può servire per indicare che i vari pavimenti sono tipi diversi di pavimenti, mettiamola così. Quindi nel video di questa settimana andremo a vedere come creare un diverso tipo di griglia compatibile con quella che abbiamo già fatto. Se le caselle grigie generiche potevano essere una pavimentazione generica per il fantasy, andremo dall'altra parte e vedremo dei pavimenti a grata che possono essere una pavimentazione generica per la fantascienza. Per questo progetto partiremo al contrario, cioè partiremo dalla pittura e poi passeremo all'assemblaggio. Potrebbe sembrare strano, ma in realtà l'ho fatto per un po' di là. Trattandosi di una serie di griglie su fondo scuro, avrei dovuto poi fare tutto a pennello secco dopo e mi avrebbe richiesto molto più tempo. In questo modo invece ho risparmiato qualche ora di lavorazione. Come ho detto in tutta questa serie di video, dato che si lavora tanto sulla quantità, ogni minuto per casella risparmiato alla lunga vuol dire ore di lavoro risparmiate. Cominciamo prima dando un fondo nero totale ai fogli di cartoncino più sottile, quelli che saranno la base vera e propria della casella. Anche in questo caso basta semplicemente bomboletta spray. Fate attenzione perché quando la vernice comincerà ad asciugarsi, il cartoncino tenderà a imbarcarsi e a diventare, da un foglio piatto diventerà un ovale. Quando la vernice è asciugata, lasciateli sotto qualcosa di pesante in modo che ritornino dritti. Per le griglie invece si dovrà procedere in due passaggi. Il primo è sempre quello di dargli una mano di nero totale per avere un colore di fondo. Una volta che avete dato la base nera anche sulla griglia, bisognerà poi dare una seconda mano con la vernice argentata, proprio per farle sembrare delle griglie metalliche, quelle che ci si aspetta dal pavimento di un'astronave, una stazione spaziale, ma anche quello che potrebbe essere semplicemente il pavimento di un bunker sotterraneo moderno. O almeno nel mio caso, dato che queste griglie erano vagamente color bronzo. Se avete delle griglie già metalliche di per sé non serve. Una volta che il cartone si sarà asciugato e magari avete aspettato una notte mettendolo sotto un peso per far tornare i fogli dritti, segnate la griglia da 2,5 pollici che abbiamo usato per tutte le celle finora. Sembra banale dirlo, ma lavorate sulla faccia che non è stata dipinta del foglio, in modo da non aver problemi né a macchiare voi stessi con la vernice dovendoci passare la mano sopra, né ad avere problemi a vedere poi esattamente dove avete tracciato le righe. Una volta che avete diviso il foglio in quadrati da 2,5 pollici per 2,5 pollici, avete la base di quello che diventeranno le celle. Tagliate anche la griglia in quadrati da 2,5 pollici per 2,5 pollici per avere la parte superiore, quella che sarà effettivamente la texture del pavimento. Ora, tutto il lavoro che dobbiamo fare deve avere come prerequisito fondamentale quello di non causare spessore, perché le celle non debbono essere più alte di quelle che sono le celle che abbiamo realizzato nei video precedenti. Quindi invece di attaccare la griglia con la colla a caldo, che sarebbe la cosa più normale, la attaccheremo con la spillatrice. I punti della spillatrice, una volta messi, saranno a rilievo, ma vi basterà prendere anche solo un paio di tenaglie per i cavi e schiacciarli all'interno del cartone stesso. Questo, al di là di rendere i punti più stabili, farà in modo che in realtà
intero foglio non sia più spesso di quello che è un singolo foglio di cartoncino usato per fare la superficie superiore dell'altra griglia. Ovviamente regolate l'altezza del cartoncino che usate come base sullo spessore del materiale che avete trovato per fare le griglie. Ovviamente qui non ci saranno le mattonelle, quindi per indicare la divisione in quattro caselle diverse prendete un semplicemente pezzo di carta che avete passato con la bomboletta argentata e usatelo per realizzare un disegno a croce sopra la mattonella. Per attaccare la carta, anche in questo caso, la cosa migliore sarebbe utilizzare la colla a caldo, ma causerebbe spessore, quindi la soluzione alternativa è banalmente utilizzare lo scotch. Lo scotch sulla carta attacca molto bene e considerate anche che poi i pezzi di scotch che state utilizzando attaccandoli alla parte inferiore verranno a loro volta attaccati con la colla alla parte inferiore della cella, causando ulteriore resistenza. Per maggiore sicurezza potete anche mettere un filo di colla sotto la carta quando lo attaccate, ma io ho fatto vari esperimenti e francamente aumenta lo spessore della cella senza che dia effettivamente molta più stabilità al pezzo. Se la carta è tesa, sufficientemente tirata, non tenderà ad alzarsi. Una volta che avete realizzato la croce che divide le mattonelle, assicuratevi che tutto sia all'interno del suo riquadro, tagliate se ci sono degli eccessi, magari la griglia se non avete tagliato bene i pezzi potrebbe sbordare, e poi utilizzando la colla vinilica attaccatele a una delle basi che abbiamo realizzato nel primo video. Ovviamente assicuratevi che il quadrato superiore e quello inferiore rimangano allineati e che la cella non rimanga storta. Come per le mattonelle dei primi video, anche in questo caso io vi ho fatto vedere come farne una, ma in realtà ho lavorato su gruppi di varie celle per volta, in modo da agire sulla catena di montaggio e accelerare il processo. Di questi pavimenti a griglia ne ho realizzati circa una cinquantina, ed essendo composti da vari materiali che devono essere incollati assieme con vari metodi, prima con la pinzatrice, poi con lo scotch, poi con la colla, prevede che ogni cella venga realizzata secondo vari passaggi, il tempo qui aumenta, sono più lunghe da realizzare. Una singola cella si crea in 3 o 4 minuti. Quando le celle cominciano a diventare 50, vuol dire perderci un'ora per realizzarle tutte. Anche queste celle avranno gli spazi laterali che permettono di incastrarle l'una con l'altra per aggiungere stabilità e creare le stanze prima e metterle direttamente. Mi raccomando, realizzate i perni un po' più sottili di quelli che potrebbero essere per avere un po' di gioco, per ovviare a eventuali errori di misura. Essendo alte come le altre e avendo la stessa base modulare, è anche possibile agganciare queste celle, diciamo fantascientifiche, con quelle più generiche, per avere la possibilità di creare una mappa tattica più grande e utilizzare diverse texture per indicare aree diverse. Quando l'intero lavoro viene montato assieme, il risultato è abbastanza impressionante. Adesso, per realizzare questo, ho utilizzato quasi tutte le celle a mia disposizione, qualcosa è avanzato e qualcosa si stava ancora asciugando. Diciamo che per questa serie estiva è tutta. Concludiamola con le immagini della mia mappa tattica gigantesca. Molto probabilmente aggiungerò pezzi, quindi magari durante l'anno farò qualche altro video, magari l'estate prossima, si vedrà. Comunque, per questa serie è tutto. Io sono il Master Kae. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo. E noi ci rivediamo a settembre con l'inizio della serie regolare del canale.